Partiamo subito con le cose di oggi. Allora, ho due appunti da fare. Uno è su Ciuschi e uno è sull'ospedale. Iniziamo da Ciuschi perché adesso toccherà andare, non so dove. Forse a denunciare, perché è stato preso di mira. Cioè proprio gli stanno facendo il mobbing degli scoiattolini lì fuori. Allora, sono Frank, Donnie e Johnny. Sono un gruppo di scoiattolini che vengono vicini alla finestra e gli fanno e con la coda proprio lo mobbano. E Ciuschi, poverina, essendo da sola, ha paura di andare fuori, non esce più. Infatti io poi ho aperto la porta e gli ho detto: vai a far vedere chi sei, Ciuschi. E non volevo uscire, allora l'ho spinta e mi ha soffiato pure. Proprio impaurita. È perché sembrano piccoli, ma hanno il coltello facile. E basta, questo è quanto. Ciuschi è mobbata. Per quanto riguarda l'ospedale, tutto a posto, c'ho un video da mettere. Che ho fatto un po' all'interno, però sarebbe stato bello fare più. È solo che a un certo momento ti devi vestire con i cosi che ti danno, devi togliere pure l'orologio, non puoi portare niente. Cioè non è che puoi andare nella sala operatoria con la GoPro in testa, no. Io pensavo, invece no. Allora, praticamente il resoconto della giornata è stato: sveglia alle 4, partenza, arrivo all'ospedale alle 5 così, c'era nessuno, c'era quasi nessuno. 5 e mezza arriva la segretaria, facciamo la registrazione, ci danno da... questo fa le foto. Ci danno la un coso tipo quelli che vai al ristorante. Praticamente quando il tuo tavolo operatorio è pronto, trin suona. Allora da lì poi andiamo in un altro posto, in un'altra sala d'aspetto, dove mi fanno cosare dei fogli. Poi da lì devo lasciare tutte le cose, l'iPad, l'iPhone, cose. E sono andato dentro una specie di sala con i letti, con il defibrillatore, cose mediche, con l'infermiere. Poi arriva l'infermiera, mette il coso qui nel braccio, dei cosi alle gambe che dice che serve per non per far circolare il sangue meglio, sarà una cosa a pressione come quello che c'hanno i piloti, no? Poi la cosa che ho notato è le domande, poi sempre le stesse da tutte le persone. Allora, prima infermiera 6.000 domande, a parte il fatto che mi aveva già chiesto al telefono, poi mi ha richiesto. Quella ricorrente era quello: se sei diabetico. Sei diabetico? No. Hai allergie? No. Hai fatto l'anestesia? No. E poi ha scritto come meno per 20 minuti sul computer, non so da dove copiare. Poi arriva un'altra infermiera, le stesse domande, anche lei scrive. Poi arriva il dottore anestesiologo e ti saluto. Ehi, ciao, sì, sono stato in Italia, bellissimo. Se c'è il diabete, no. E allora, c'era praticamente l'operazione, un papirone così, mica tipo cartella clinica di un foglietto spicciolato, no, no. C'era un libro. Poi dopo arriva il dottore mio e anche lui tutto a posto, amicissimo, al culo che amici. Poi arriva un'altra infermiera, e no, no. C'è sempre le solite domande, me le avevano fatte 5 volte, come da 5 persone differenti. Poi dopo alle 7.30, fino alle 7 i parenti non potevano entrare lì, dopo le 7 entrano e allora posso avere, posso prendere l'iPhone e fare dei filmati all'interno, ad esempio quando mi fanno il defibrillatore, quando mi iniettano la tropina, così, no? E adesso farò vedere. Poi alle 7.30 via si va, parenti via, c'era Ciuschi. Poi mi portano nella sala operatoria, la parte dove c'è la sala operatoria freddissimo, evidentemente tengo la temperatura bassa per evitare che i germi, i virus sopravvivano bene. Comunque vado sulla sala operatoria, dopo mi metto sull'altro tavolo, mi coso, poi dice adesso ti mettiamo l'anestesia.
Però a differenza dell'altra volta avevano fatto col cioè una specie di boccaglio che ti mettono in faccia e il film è boccaglio e c'è parti così ti addormenti all'improvviso, invece quello se avessi tipo 30 secondi mi hanno fatto tipo una droga nel braccio, no? Allora ero lì, dicevo chissà quando è che mi addormento, quando è. Poi mi sono addormentato ovviamente e poi mi sono risvegliato di là, tutto a posto, tutto bello, tutto bello. Poi dopo praticamente l'operazione era citoscopia, praticamente tipo un sondino così grosso, ti entrano nel corpo, non ho capito da che parte, per prendere dei campioni, per vedere se c'hai delle cellule maligne, benigne, non lo so. Allora, ma tutto ok, il dottore all'inizio mi aveva detto, allora se ti teniamo anche nel pomeriggio vuol dire che sei, ormai sei andato, se invece vai via nella mattinata è tutto ok, comunque devo andare martedì per l'esito finale. Poi però non lo so, a me piace andare a fare le mi piace fare gli interventi chirurgici, ah non mi piace il dopo, però è bello perché dopo c'è tutte le persone che ti stanno intorno, un bicchiere d'acqua, ciao bello, poi ti mettono le droghe, non lo so, poi mi piace l'autopsia, no l'autopsia, l'autopsia non mi piace, no. L'anestesia mi piace, che ti addormenti, poi ti svegli, come se non fosse successo niente. Cioè, del tipo, andare dal dentista? No! Però andare a fare un'operazione non è male. È un'esperienza molto bella, ve la consiglio a tutti. Ovviamente il giorno dopo no, anzi il giorno dopo, poi ho finito l'operazione, erano le 7, erano le 8, praticamente ci ho messo mezz'ora. Dopo sono stato lì un'ora, mi hanno messo delle droghe perché mi faceva male tutto l'attrezzatura di piacere, mi faceva male, diciamo. Che film è, che film è? Dopo sono andato al bagno, detto adesso devo andare al bagno, mi bruciava un po', poi siccome ero ancora drogatissimo mi girava anche la testa, comunque dopo mi hanno messo sulla sedia a rotelle e è finito. Cioè dopo essere andato al bagno ho detto bagno tutto a posto, sì, tutto a posto. Allora, sedia a rotelle, poi mi hanno portato fuori e poi Ciuschi che è venuto a prendermi con la macchina, cioè aveva le zampine sul volante così perché come dicevo non ti possono lasciare andare a casa da solo, un po' per loro che non vogliono avere responsabilità, un po' anche per te perché essendo l'anestesia ancora in circolo dicono che per 24 ore potresti avere delle ricadute di addormenti in macchina. E poi comunque allora mi è tornato a casa, poi a Ciuschi gli ha dato un foglietto che c'era scritto il dottore appuntamento martedì lunedì e quello l'ho visto, poi gli ha dato altri due fogli che io non ho visto per niente, no? Poi vabbè l'infermiera mi ha detto un po' a voce non devi mangiare cose grasse, cose così. Però questi due foglietti non li ha letti per niente, c'erano le istruzioni da seguire che ovviamente non ho seguito niente. Tipo se ti viene la febbre, devi misurare la febbre durante il giorno, se poi c'è la febbre chiamare il dottore, in realtà quello in effetti sì. Padova stavo benissimo, però non ho chiamato nessuno, non sapevo niente. E va, tutto qua. Poi, quindi mercoledì non sono andato al lavoro, giovedì teoricamente potevo andare, però mi faceva bruciava quando andavo al bagno, no? Allora ho detto vabbè lavoro da casa, alla fine ho lavorato due ore, olè. La canzone stamattina ancora un pochino sbrucia ma poco, allora stamattina vado. Poi ieri sera siamo passati a prendere la corrispondenza. Ma corrispondenza a voi, non vi suona un termine un po' antico? No, perché c'è una lì su Facebook che dice ah, devo andare a prendere la corrispondenza. Corrispondenza mi sembra tipo il cavaliere che porta la posta così.
sul papiro. Comunque, sono andato a fare la corrispondenza, c'era una fattura del dottorino, $178. Allora, la sua sarebbe stata di, cioè, tutto senza assicurazione sarebbe stato $640. Però con l'assicurazione è venuto 170. Perché poi tra l'altro mi ero dimenticato anche ed avevo fatto una specie di radioscopia, sonografia, come si chiama? Ultrasound. Quella costava $500, però o 200, no, quella costava $280, però poi alla fine l'assicurazione, il prezzo è venuto molto più basso, quindi questo è quanto, adesso devo pagare. Quindi adesso alla fine andrò a vedere tutti i soldi che ho speso per questo scherzo della natura e vi dirò. Allora, a mente così avrò speso $1000 per il momento, poi ne ho altri 1000 penso, quindi per sto scherzo ho speso $2000, che è una cifra, la signora cifra non estrema, perché tanto per dirne una, anche dal dentista ho speso $2000 in stanza. E devo andare anche lì, devo andare a gennaio e lì saranno altri 1000. Che palle, ma finiranno sti denti, finiranno questi 48 denti. E va tutto qua. Poi comunque era bellissimo l'ospedale, non c'era nessuno, non c'era coda, forse perché sono arrivato anche il primo, no? Ero il primo di tutti, il primo. Però era proprio, cioè, non c'era coda per niente, tutto bello, tutti amici, ciao, dammi il 5, no, quella no, però sicuramente ci sono quei dottori che ti danno il 5, no? Siamo tutti fratelli. Tanto io pago, Allora, programmi della giornata e programmi del fine settimana, dovevo andare in bici, ma lo dovrò cancellare. E devo stare coperto, riposato. Farò l'albero di Natale. L'ho già fatto dentro, però lo farò fuori. Fuori devo montarlo, mettere le luci. Adesso per il regalo di Natale, che vado a comprarlo domani, è l'Apple TV. Ero un po' indeciso sul da farsi. Pensa te che praticamente volevo attaccare il computer al proiettore, no? Perché adesso il proiettore è già attaccato alla PlayStation, va benissimo. Però volevo attaccare il computer al proiettore, tipo quando faccio le foto, le voglio vedere grandi, oppure quando faccio i video, voglio avere uno schermo grande per vedere come viene, no? Allora ho comprato il cavo HDMI e l'adattatore per attaccarlo. Poi dopo, tra l'altro con quel modo lì ho potuto anche vedere le foto 3D fatte con la Bloggy 3D, quella macchina fotografica che avevo. Abbastanza bello, anche il video, 3D è bello.
Però poi ieri, mentre ho detto, lavoravo da casa, ho detto, porca puzza, voglio sentire la musica bella, voglio sentire la musica bella. Allora mi è venuto in mente di comprare delle cassette, no? Allora sono andato a vedere su BJ e c'è una delle casse della Bose, solo $69, ho detto, porca puzza. Allora, casse per il computer, però della Bose, poi tra l'altro anche al BJ, che poi siamo andati, c'erano, si sentivano bene, erano belline, no? E poi se vado su Amazon, quelle lì costano almeno $100. Comunque, però ho detto, ma non si potrebbe fare con Apple TV? Perché io con Apple TV l'attacco al proiettore, poi dopo così la musica la sento nelle casse grandi, no? Nel Dolby Surround che c'ho, no? Come? Non è? Ho pensato. Alla fine ho deciso di prendere Apple TV per fare questo giochino, per sentire la musica bella nello stereo. Poi, soprattutto anche per fare l'airplay con i vari dispositivi, che è una cosa che non ho mai fatto, per fare il mirroring, si può fare anche il mirroring del computer, questo non lo sapevo, quindi questo è molto comodo, anche perché per fare il mirroring che col cavo praticamente devi staccare il secondo monitor, no? Invece facendolo così penso che hai sempre due monitor e puoi vedere anche un monitor nel proiettore. L'unica cosa che invece non si può fare, però guarderò magari tramite il computer, vedere ste foto dalla Block in 3D, perché se la porta la usi per la PlayStation, per l'Apple TV, dopo non la puoi usare più, ce la puoi usare ma è un casino andare a staccare, attaccare, no? Quindi, e poi comunque è un po' una stronzata, per vedere un video in 3D devi per forza vederlo dalla videocamera, cioè non le puoi cancellare. Io direi scaricarle sul computer, magari c'è qualche software, cosa che io ho già guardato, non c'è, poi fare il mirroring. Come ci guarderò? Quindi il cavo HDMI che ho comprato lungo da 25 piedi va benissimo ancora, però lo devo attaccare sul soffitto. Ieri sono andato a comprare dei chiodini che farò a questo giochino, poi per attaccarlo all'impianto stereo userò il connettore audio ottico che ce l'ha l'Apple TV. L'Apple TV, per chi non conoscesse, è un dispositivo che non ha hard disk al suo interno, fa un po' da ponte tra computer e uno schermo televisivo, abbastanza bello. Comunque ci guarderò. Oh, siccome il regalo di Natale si dovrebbe aprire il 25, io ho pensato, lo apro domani, però la scatola la metto sotto l'albero. A posto! Ma bisogna provarlo, aprirlo, giocarci. Se dopo non funziona, sai quelle cose made in Taiwan come sono, bisogna sempre provarle. Allora, per il momento è tutto, ciao a tutti!